Sì, beh, il titolo della canzone è un fatto vero, questo accaduto, è il ferroviere stanco. Aveva un treno merci che andava col vapore, alla caldaia stava tutto il dì. Di giorno non viaggiava, dormiva sul carbone, sognando diventare controllo. Ma il ferroviere stanco non può vivere, ed una notte si decide al compito. Scrive una lettera al babbo col grosso carbone, apre le valvole e lascia che gli entri il vapor nel polmone. Era un fuochista con il padre strabico ed un cugino pieno di furuncoli che gli rubava nell'orto i suoi bei pomodori, che poi mangiava con l'olio filtrato dei motori. Fu proprio... perché non è finita? Fu proprio suo cugino che per viaggiare a sbafo nella locomotiva si infilò. Lo vide bianco e nero, svenuto tra i vapori, e con un pomodoro lo svegliò. Era un fuochista con la vita in bilico, per i polmoni pieni di carbonico. Ma tutto un tratto si ferma la locomotiva. Se non riparte succede uno scontro, c'è un treno che arriva, ma non c'è più carbone. Allora eroico, il ferroviere scarica il carbonico, svuota i polmoni e quel gas che per lui è letale. Rimette in moto il suo merci che marcia trionfale, giunto allo smistamento lo confortano ed in delirio a spalle lo trascinano. Con quel suo gesto ha salvato un sol viaggiatore, ma era un ministro e l'ha nominato controllore. Thank you.